Ciao, mi chiamo Luca e sono in viaggio in camper con mia mamma Alessandra, mio papà Raffaele e i nostri cani Hope ed Ellen. Abbiamo deciso di lasciare per qualche mese Boretto, il paese dove viviamo in Emilia, vicino al fiume Po. Il nostro obiettivo? Trascorrere l'inverno in luoghi più caldi. La prima tappa sarà la Tunisia. Seguiteci nelle nostre avventure. Buongiorno, abbiamo deciso di saltare Svetla e a questo punto di dirigerci più velocemente verso il nord perché abbiamo voglia di cambiare un po' di panorami e salendo abbiamo scoperto di essere vicino alla Table de Giugurta. Assomiglia molto alla nostra pietra di Bismantova, per chi è della nostra zona riconoscerà una somiglianza nel nostro Appennino reggiano. E quindi ci siamo incuriositi, non eravamo troppo lontani e quindi ci fermiamo qua e andiamo a visitarla. Siamo sulla piana di Giugurta, la tavola di Giugurta, e siamo saliti da circa 1100 metri, ora siamo quasi a 1300, è un luogo abitato da moltissimo tempo, almeno dall'epoca dei Numidi. Giugurta era un re numida che qui combatté una battaglia campale che perse con l'esercito romano. C'è una moschea che abbiamo appena visitato ed è pieno di queste rovine, ma soprattutto c'è la vista sul centro della Tunisia, sulla Tunisia centrale, che è meravigliosa e si vede a 360 gradi tutto intorno alla pietra. Comunque in linea d'aria, oggi c'è un vento pazzesco, in linea d'aria esattamente lì c'è l'Algeria, saranno più o meno 10 km, 10-15 km, quindi siamo vicinissimi al confine. Il panorama è mozzafiato, peccato il vento e il cielo un po' nuvoloso, ma veramente bellissimo.
talmente vicini, come vi dicevo, che abbiamo appena ricevuto un SMS con scritto benvenuti in Algeria. Ok. Tutta questa piana è costellata, piena di queste vasche scavate a mano nella roccia, che evidentemente servivano per la raccolta. Infatti lì si vede il canaletto, e hanno creato una sorta di rampa scavando, livellando le rocce in modo tale che l'acqua scorresse in giù. Noi ne abbiamo individuate almeno una ventina circa, sono evidentemente antiche, non so di che epoca, ma sicuramente antiche. Intanto abbiamo individuato un'altra vasca lì, e abbiamo pensato che probabilmente servissero per la raccolta delle acque in caso di assedio. Non è un caso, perché è un luogo che è naturalmente difendibile, essendo un masso sostanzialmente, c'è una sola via d'accesso, che è quella che abbiamo percorso con le scalinate, con un arco dove c'era un portone, perché ci sono i segni del portone, e probabilmente Giugurta si nascose qui con le sue milizie per l'ultimo attacco. Quindi probabilmente queste vasche servivano per questo. Buonasera, allora abbiamo fatto 40 km verso nord, siamo arrivati a El Kef. Erano 80 km, scusate. In questi 80 km ci hanno fermato 3 volte per dei posti di blocco, ci hanno controllato i passaporti 3 volte. E la polizia ci ha telefonato 2 volte, e quando siamo arrivati a destinazione aveva già mandato una persona a controllare che noi fossimo qua. Siamo vicinissimi al confine con l'Algeria, e quindi qua i controlli sono un po' più severi, diciamo. Però vabbè, fanno il loro lavoro, e quindi dobbiamo solo dare i passaporti, ecco, niente di che. Domani mattina visiteremo la cittadina, perché sembra anche una bella città, adesso ci stiamo informando bene, e poi proseguiremo il nostro viaggio verso nord. Intanto Luca si sta preparando qualcosa per cena. Mi sono dimenticata di dirvi che ci siamo sistemati in una piazza di fianco ad una banca, è illuminata, è su una pavimentazione piana finalmente, di cemento, quindi insomma siamo tranquilli. E intanto Luca si è finito di preparare le sue
le sue crocchettine di pollo. E il parcheggio era segnalato su Parfor Night, quindi abbiamo seguito le indicazioni. Va bene, buona serata. Do you wanna play the blame game? We still know all the rules. Well, sooner or later, the ball gets lost, and the bag gets tossed. The beast wakes as the glass breaks. Sometimes things just happen. And it's not always your fault. Sometimes things just happen. And it's not always your fault. So, do you wanna let this one go? La guida ci sta dicendo che questa è la parte più antica del forte. Come lo vediamo adesso è ottomano, costruito dal sultano Osman Dei. Però le basamenta sono romane, infatti si vede anche dalle pietre. Forte ci dice che è stato utilizzato sia in epoca numida che romana, bizantina e ottomana. Les Antilles, les Antilles, la période islamique. Ok. La guida sta dicendo che queste sono delle riserve d'acqua che prendono l'acqua da una sorgente naturale di queste montagne che poi passa dalla fortezza e va alle terme romane che sono qui sopra. È acqua calda comunque. Acqua calda. Ici, les écuries. Qui sotto ci sono le terme romane, eccoli lì. L'acqua praticamente che veniva raccolta qui andava a confluire direttamente lì. Voilà. E lì c'è il confine con l'Algeria. E poi noi ieri eravamo la table giocottata, poi la table giocottata. Oui. Sono lì ieri. Sei ancora iabile, no? Ma oui. Sì, deuxième guerre. Queste sono le prigioni ottomane e ci stava dicendo che il presidente Bourguiba, che è stato il presidente socialista fino alla fine degli anni Ottanta, figura centrale della storia tunisina, durante la seconda guerra mondiale era stato imprigionato qui. Il nobile ottomano che costruì questo forte era Hassin Ben Ali ed era questo era il suo palazzo. Questa invece era la piazza d'armi. Le celle sono le stanze dei soldati, le quattro lì mi diceva dei furieri, poi c'è una moschea e questa è la madrassa, la scuola islamica, la scuola coranica. Allora, ha detto che nel 1881 i francesi sono arrivati dall'Algeria, da lì sono entrati da quel muro perimetrale che hanno sfondato e hanno occupato il forte proprio in questa posizione. Da lì è cominciata
la presenza di quello che sarà poi il governatorato francese. Allora, quella che vediamo giù è la Basilica Bizantina, che adesso è chiusa per dei lavori, e la guida dice che è rimasta tale, non è stata trasformata in moschea, perché gli italiani, lui dice gli italiani, ma penso il Vaticano, oppure il governo italiano, penso più il Vaticano, hanno pagato una cifra nel dopoguerra consistente a Bourguiba perché restasse, che non fosse trasformata in moschea. Soldi che poi sono stati riutilizzati per costruire la moschea. Si deve passare. Che è questa qua sotto? No, sì. Che è là. Ah, un'altra. Che è da fuori. Sì, la grande moschea. Okay. La grande moschea. Okay. Interessante. Le colonne. Le colonne romene. Che schiaccia! Siamo all'interno della basilica bizantina, che lui dice, ma l'origine, le colonne sono tutte romane, possono essere state riutilizzate da altri siti, però strano questa base quadrata. Comunque dopo vediamo di approfondire bene sul monumento l'origine. Destinato all'approvvigionamento dei cereali e delle olive. Come poetro Marcelle Truc. Allora, abbiamo letto, effettivamente era un monumento romano, è stato adibito dopo dai bizantini a chiesa nel IV secolo d.C., per cui è anche una chiesa molto antica. Originariamente c'è scritto che poteva essere un luogo in cui venivano probabilmente in quelle sale conservati i cereali e le olive, e questo era un piccolo mercato. È un luogo meraviglioso, tra l'altro è rimasto intatto. Salò di Abie! Ecco, sì, infatti. Questa era stata trasformata in moschea dagli altri. E adesso mi sono ricordato quello che ho letto sulla guida. Ed era il luogo, uno dei luoghi del mercato. Infatti quelle nicchie probabilmente erano utilizzate per mettere i materiali che erano posti in vendita. Dopo, io presumo che sia stata aggiunta questa abside, è stato trasformato comunque in chiesa paleocristiana e in moschea dopo. Sono delle stele, questi probabilmente sono dei monumenti funebri raccolti qui. È un luogo incredibile, perché è un luogo non toccato. Alla fine della villa. Ed ecco qua le terme romane che abbiamo visto da lassù dal fortino. Do you wanna play the blame game? We still know all the rules. Well, sooner or later, the ball gets lost. And the bag is tossed. The beast wakes as the glass breaks. Sometimes things just happen. And it's not always your fault. Sometimes things just happen. It's not always your fault. So, do you wanna let this one go? Do you wanna let this one go? Ecco,
Eccoci qua, sono le 2 del pomeriggio, partiamo adesso da El Kef, dalla bellissima El Kef, è stata una bellissima scoperta. Andiamo sempre in direzione nord, andiamo a Eldram. È una cittadina, un paese in montagna sopra Tabarca, praticamente di fronte al Mediterraneo, perché lì c'è una bellissima foresta e poi soprattutto ci sono delle suore francescane, qui domani sera vorremmo... Oggi è il 23 di dicembre, domani... 24 domani... vorremmo partecipare alla messa. Esatto. Ed è di comunità cristiane, oltre a Tunisi praticamente non ce ne sono, per cui andiamo lì anche per questo. Passeremo la vigilia, il Natale lì, insomma. Intanto ci godiamo il panorama, anche perché sarà tutta strada di montagna, la vegetazione è già cambiata tanto e quindi insomma ci godiamo anche questa passeggiata in mezzo alle montagne. Anche la frescura. Anche la frescura, sì. This one go. Do you wanna let this one go? Do you wanna let this one go? Praticamente stasera siamo arrivati a Eldram e abbiamo raggiunto questa struttura, questa missione dove ci sono delle suore francescane e gentilissime, disponibilissime, e ci hanno praticamente aperto i loro cancelli della loro scuola per l'infanzia e noi siamo parcheggiati dentro questa loro struttura. Stasera ci hanno invitato a cenare insieme a loro, noi abbiamo portato quello che avevamo noi pronto e loro ci hanno detto si mangia quello che c'è e noi abbiamo accettato molto volentieri e abbiamo condiviso queste ore insieme a loro. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con Suor Bruna, che è questa suora italiana, e poi dopo abbiamo condiviso veramente una bella serata. E, allora, il programma, praticamente noi cercavamo dopo 2 mesi che siamo qui, avevamo voglia di un attimo di normalità, di sentire un po' le nostre tradizioni, anche perché quest'anno è il primo Natale che facciamo lontano da casa. Per me personalmente è un Natale un po' particolare e quindi volevamo sentirlo un po' di più e quindi abbiamo fatto questa scelta. Domani sera ci sarà questa messa, messa di Natale, e poi dopo ci sarà una festa. Avranno degli ospiti, dei ragazzi, degli studenti universitari che arrivano un po' da tutto, cioè arrivano dalla Tunisia, ma in realtà loro vivono in altri paesi tipo Congo, Camerun e altri paesi del Centro Africa. E ci saranno degli altri ospiti, delle ragazze americane, una ragazza olandese mi sembra, e una coppia svizzera che abita qui da queste parti, abita proprio qui vicino. Quindi ci sarà questo ritrovo, tutti uniti per festeggiare il Natale in un paese
fortemente ovviamente musulmano. E quindi domani faremo la vigilia di Natale insieme a loro e poi ci sarà il pranzo di Natale. E quindi siamo molto curiosi anche di capire come sarà e siamo felici però di poter condividere questa esperienza. A domani. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere i prossimi episodi.